Vabbè, dai. Sembra molto più è molto più semplice in realtà. Cioè, non ci sono le legature sono, no? Sì. Queste cose che spesso ti fanno confondere i valori. E qui sono, ogni nota ha il suo valore, che è quello. È molto più musicale. Più semplice. Anche le pause. La lettura in questa maniera è molto meno pratica per altri aspetti. L'unico problema è che se disgraziatamente ti perdi non hai la possibilità di ascoltare gli altri. Però tanto così, questi cantavano così, come... Sì, quando mi sono rivisto nel film ho riprovato proprio le stesse emozioni di esattamente quelle del concerto. Soprattutto quella scena dove noi entriamo prima del concerto. Ero lì al cinema e mi sono emozionato come se fosse... come se veramente stessi entrando in scena. Mi è piaciuto molto anche, c'è una scena molto bella dove... Cioè, questo a me piacciono molto i finali dei brani, perché si riassume lì un po' tutto il senso, cioè tutto quello che abbiamo creato, tutta questa massa sonora della musica, poi in quell'ultimo movimento si raccoglie come se facesse fatica a staccarsi la musica un po', o dalle mani, no, del direttore, oppure dagli strumenti, da queste bocche che rimangono in qualche modo un attimo, aspettano che la musica si stacchi. E anche lì c'è una scena molto bella dove c'è la mano, ecco, che lancia quest'ultimo accordo, quest'ultima. Sì, è un momento molto bello dove c'è anche questo contatto fra appunto il direttore e quelli che stanno eseguendo la musica, stanno facendo proprio il suono. Trovo sempre che questa immersione alla musica di Ortiz è unica, è molto diversa anche da Monteverdi, è molto più, è veramente proprio un'immersione, ti senti in qualche modo dentro una nube di suono, in qualche modo, è molto avvolgente, sono frasi molto lunghe, molto. Poi io solitamente in Ortiz faccio i canti fermi, quindi queste melodie lunghissime, molto dilatate. È molto, molto piacevole anche eseguire, la sensazione fisica proprio che si riceve da questa musica è molto piacevole. Vedersi cantare è sempre strano. Molto spesso l'immagine che si ha di se stessi quando si canta, oppure comunque quando ci si esibisce, è molto diversa da quella che poi è la realtà, cioè da quello che poi tu ti vedi di fronte nello schermo e ti trovi a dire: ah, io avevo quella faccia lì quando cantavo quella cosa, pensavo fosse un'altra. Però è sempre molto, soprattutto molto utile, soprattutto per noi cantanti, molto molto utile rivedersi. La musica antica è penalizzata soprattutto dalla stessa definizione musica antica, perché sa di qualcosa di vecchio, inevitabilmente antico non suona bene, e non è quello il senso di questa musica, non è l'antico il senso di questa musica, e ci vorrebbe una parola diversa, già in quello guadagneremmo molto, insomma, qualcosa che abbia a che fare con, non so, con un'origine di qualcosa, no? Più che l'antico di qualcosa, l'origine di qualcosa.